Mattia Caddeo all'esordio con la Cosmoto doppietta, quindi meglio di così. L'abbiamo detto anche a Michael Kors, non poteva iniziare. Il primo impatto è stato bellissimo. Sì, siamo partiti bene. L'importante era vincere perché mancava da un po'. Niente, sono contento di far parte di un bel gruppo, di una bella squadra, con dei giovani interessanti e i grandi anche di categorie anche oltre. Adesso aspettiamo il rientro di Garau, quando Silvio starà bene, Meroni, una buona squadra che può salvarsi tranquillamente e puntare anche a divertirsi e far bene. Nel proseguo. Senti, sei stato acquistato in questa finestra di mercato, subito prima punta, è un ruolo che comunque hai fatto anche, no, a San Luri con buoni risultati, perché anche lì hai fatto il gol prima che la squadra si ritirasse. Oggi doppietta, bene, no? Sono contento, sì, dai. Ho fatto la prima punta, oggi serviva. Il mister mi ha messo lì e faccio quello che mi chiede. Non è il mio ruolo, però mi adatto, non c'è problema, va bene anche la prima punta. Senti, 2-0 doppietta, poi vedi che le avversarie rimontano. Cos'hai pensato lì? Perché c'è stato un frangente in cui il da loro aveva anche preso il sopravvento, anche dal punto di vista psicologico. Sì, siamo stati bravi ad entrare in campo bene, a sbloccarla subito, andare sul 2-0. Poi abbiamo avuto un po' un calo, siamo abbassati un po' troppo, forse abbiamo concesso qualcosina nel primo tempo, poi inizio ripresa hanno fatto il 2-2, ma eravamo abbastanza tranquilli, l'abbiamo chiusa con Silvio e con Michael, poi potevamo anche andare oltre il 4-2, ma l'importante era vincere e oggi è andata bene. Senti, tu non sei mai un giocatore che fa polemica, però è ovvio che sei da poco arrivato dalla Monastir, sei andato via dal Ghilarza. Non ti chiedo i motivi, cosa non ha funzionato eventualmente, o se per te invece avevi fatto quello che dovevi fare. Non sono contento di quello che ho fatto, potevo fare molto di più, però sicuramente dal punto di vista dell'impegno e della professionalità soprattutto ho dato tutto. Non vorrei andare Mancato oltre. qualche gol, forse è stato sfortunato, Mancato il qualche gol, legno. ma l'unico è stato Manuel Piras, il ragazzo che ne ha fatto 4 a Portocorallo, per il resto era una squadra costruita per vincere e avrebbe potuto vincere tranquillamente. Poi le cose per ora sono andate così da loro, ma io faccio un in bocca al lupo a tutti i miei compagni di squadra, ai ragazzi, per la coppa, per la finale e per il proseguo del campionato, perché sono un gran gruppo e hanno degli ottimi giocatori. Senti, questa domanda serviva anche per dire che domenica chi arriva qui? Ecco, Arriva il Ghilarza. sarebbe bello per te, no, poter continuare a segnare. Anche una rivincita c'è, cioè, chi è giocatore passa anche per queste cose, no? Uno vuol dimostrare che gli altri hanno sbagliato. Ma diciamo che non c'era l'ambiente giusto dalla mia parte per continuare a stare a Ghilarza. Abbiamo scelto di prendere queste due strade diverse. Sono arrivato a Monastir, per ora sto bene. Domenica arrivano loro qua. Siamo in casa, giocheremo per vincere senza paura, anche sapendo che sono una buona squadra. E poi potrai svelare tutti i segreti, no? Ai tuoi compagni. E poi niente, speriamo di fare anche gol, speriamo di vincere soprattutto. Grazie Mattia Caddeo, complimenti per questo nuovo esordio, per questa tua nuova ripartenza che è coincisa con la ripartenza della Cosmoto che veniva da diverse sconfitte. Grazie a te.